Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della nostra vera carriera allenatore con il Mansfield Town. Ragazzi, prima una precisazione: ho letto parecchi commenti che dicevano vabbè, però hai copiato quello, l'ha già fatto quello. Ragazzi, lo so, cioè le carriere allenatori tutti le fanno, non sarebbe una novità farla. Semplicemente ho detto che la mia squadra, cioè il Mansfield Town, non è stato mai preso da nessuno in Italia. Non che la serie dove sto giocando non è mai stata presa da nessuno, cioè precisiamo le cose. Poi ragazzi, come vi ho già detto, saluterò le persone che individueranno dove faccio la dub con un piccolo frame e ovviamente un bel commento originale. Non basta scrivere solo il minuto e il secondo, ma serve anche un commento originale. Quindi saluto Francesco, Riccardo Lapini, Leonardo Minardi, Matti03XX, Matthew98. Quindi ragazzi, adesso direi che siamo pronti per andare avanti con la carriera. Ho fatto già alcuni allenamenti, ho messo Benin, poi ho messo Hawkins, George Taft, poi ho messo Baxendale, il nostro giocatore di centrocampo, e Hamilton. Per il momento non è salito nessuno. Poi ragazzi, sono andato a comprare, vi faccio vedere un po' quello che ho fatto. Sono andato a comprare un osservatore e ovviamente l'ho mandato per seguire talenti. Poi ho impostato i miei osservatori, il centrocampista centrale e il centrocampista offensivo, che sono i due ruoli, ma principalmente il CC barra CDC che voglio prendere. Quindi andiamo nella mia lista preferita. Sapete che cerco sempre di trovare giocatori abbastanza poco conosciuti, ma che possano fare al caso nostro, dato che dobbiamo prendere anche due giocatori che come potenziale poi abbiano una media superiore al reparto che scegliamo. Io ho scelto il centrocampo perché non è altissimo come overall, e quindi secondo me come potenziale ci siamo. Allora, questi qui sono i giocatori che sono andato a selezionare nella mia lista preferiti. Partiamo da Waymans, Marco Waymans, CDC del Cardiff, che secondo me può essere interessante. Poi Callum Shettle, qui 19enne del Peterborough United, chiediamo informazioni. Poi Jack Evans, forse qualcuno lo conosce, dello Swansea, ha il contratto in scadenza ed è cedibile in prestito, noi però cerchiamo di prenderlo a titolo definitivo. Poi Corey O'Coffey, è un bel giocatorino del Birmingham City, piede destro. Poi Alex Pattison, vediamo se riusciamo a prenderlo perché lo vogliono cedere solo in prestito. Poi Adam Robinson, giocatore del Preston. E poi chiediamo a Danny Rann, questo è un giocatore particolare, molto playmaker secondo me, un pochettino basso ma ci sta. Poi c'è Nabai, anche lui abbastanza basso ma il contratto in scadenza fra 12 mesi, buon talento. Poi vediamo se ci fa chiedere informazioni anche per Connor Ronan, guardate che faccia. Principalmente sono tutti playmaker ragazzi, anche per aumentare un po' il reparto CC che ci serve. Poi per quanto riguarda Regan Charles Cook, poi Charlie Colquitt e Andre Dotzel, chiediamo appena avanza il tempo perché non mi fa chiedere ancora informazioni. Utilizzate sempre allenamenti difficili, quindi oro. Sono molto più efficaci. Non abbiate paura di allenare un giovane con overall basso. Se davvero credete in lui e vedete grosse potenzialità, potrà crescere molto velocemente e regalarvi quindi tante gioie. Nel vivaio scegliete solo giovani con potenziale decente e con il ruolo che vi serve, altrimenti vi trovate una rosa troppo lunga e scontenta. Quindi avanziamo col tempo e vediamo cosa succede. Arrivano già ben 4 email. Allora, per Waymans ci chiedono 250.000 euro, che non è proprio tantissimo e rientra nel nostro budget, visto che prende come stipendio al momento 2.300 euro, ovviamente ci può stare. Noi chiediamo qualcosina in meno perché dobbiamo abbastanza risparmiare, però le nostre offerte ragazzi comunque le facciamo. Perché non sto scambiando giocatori? Perché la rosa non è lunghissima e preferisco ampliarla, perché ci sono alcuni giocatori in prestito per l'anno prossimo trovarmi poi diciamo con una buona rosa e non troppo corta. Qui per Partison 170.000 euro, diciamo che per 120 vorrei provare a portarmelo a casa, prende 2.300 di stipendio attualmente quindi ci sta. Poi Adam Robinson non ce lo vogliono dare, era prevedibile, per Adeniran si è unito di recente quindi non ce lo vogliono dare, però due giocatori già li stiamo trattando ragazzi. Ora avanziamo ancora, però prima di tutto dobbiamo andare di nuovo nella lista trasferimenti e chiedere informazioni per gli ultimi due giocatori, anzi gli ultimi tre.
Quindi Charles Cook, che ragazzi, non so se avete notato, sto prendendo quasi tutti i giocatori inglesi, massimo irlandesi, per creare comunque una carriera abbastanza realistica e professionale. Per Colquhoun ho chiesto informazioni, poi questo Dozier, ragazzi, dell'Ipswich Town, che è il giocatore che più mi piacerebbe prendere. Diciamo che non sarà semplice, però ci proviamo. Quindi detto questo, avanziamo e ci avviciniamo alla prima sfida di campionato. Ragazzi, vediamo 7 email, quindi tante. Allora, dobbiamo leggerci tutti questi messaggi. Allora, Shettle non ce lo vogliono dare, va bene. Per Evans 300.000 euro, che non è tantissimo per un giocatore del genere. Io, ragazzi, a 180.000 vorrei provare a portarmelo a casa questo giovane, che è un CDC veramente interessante. Prende un po' di stipendio, ma ce la dovremmo fare. Okoffi, niente. Nabai 200.000. Credevo qualcosina di più per questo 17enne, che può comunque farci fare una bella plusvalenza. Quindi 100.000 euro per lui. Connor Ronan 300.000. Sapevo qui avrebbero chiesto un po' di più. Qui non possiamo trattare tantissimo, ragazzi, però io a 2.30 provo a portarmelo a casa. Secondo me si può fare. È un giocatore particolare. Colquhoun, vedete, 650.000, lui già, diciamo, un po' più formato. Vorrei metterci come contropartita, ragazzi, Shires, che potrebbe interessare. Vediamo, però vorrei dare massimo 450.000 euro. Questo sarebbe veramente il colpaccio del centrocampo, e prende anche poco di stipendio, ragazzi. Dozier, ok, non ce lo vogliono dare, quindi direi che per il momento abbiamo chiesto informazioni a parecchi giocatori. Ora, ragazzi, ci andiamo a giocare la partita contro il Lugano e vi faccio vedere, ragazzi, ho già impostato tattiche e tutto il resto, ovviamente per i primi episodi ve le faccio vedere. Allora, ho già modificato un po' la formazione, basta che premete quadrato e vi sposta un po' con la freccetta dove li volete. Allora, ho messo i terzini un po' più corti per dare un po' più di solidità e squadra stretta qui al modulo. Poi Birom qui davanti la difesa, Baxendal leggermente più basso ma centrale, i due esterni che vanno anche ad accorciare, ho messo accorcia come istruzioni, e poi una seconda punta più dietro e una punta un po' più d'area di rigore avanti. Quindi le istruzioni le avete capite, i ruoli sono queste qui, capitano Birom che fa un po' tutto come state vedendo, anzi fa tutto praticamente. E le tattiche, voglio utilizzare il pressing alto, ho deciso di non crearne una mia personale, personalizzata, però di utilizzare il pressing alto. Quindi ragazzi, queste sono le squadre per il torneo precampionato, lo Stabæk, Lugano, forse la squadra un po' più pericolosa, e l'Haugesund. Quindi ragazzi, ci andiamo a giocare questo match, è importante giocare le prime partite di precampionato perché capisci un po' dove devi intervenire. Allora, direi che leggenda, 5 minuti, sereno, si va nel match. Siamo pronti per iniziare questa nostra avventura sul campo. Ora abbiamo creato un po' di parti manageriali, ma adesso bisogna giocare. Ragazzi, i giocatori sono già prontissimi, direi che si parte, forza. Mansfield Town, e serve poi Baxendal. Baxendal può andare, frena Baxendal, vede il corridoio perfetto per Potter, che la mette dentro, non ci arriva per un niente il nostro attaccante, ma McDonald può ancora tenerla. Ricominciamo, bella questa azione, abbastanza avvolgente, proviamo a metterla dentro, la tiene Baxendal, prova a metterla dentro, niente da fare. Birom, bello il passaggio, proviamo lo scambio dentro, bellissima la palla per Birom, che carica il sinistro, ancora Birom, la parata incredibile, mamma mia. Io direi di fare qualche cambio a fine primo tempo, Oban è veramente stanchissimo, entra Green, poi toglierei Potter e metterei Arkane, che secondo me è valido come esterno, anche se c'ha il ruolo esterno destro, però può farlo. Magari invertiamo con McDonald e vediamo se ci va bene così. Birom, mamma mia, che giocatore, veramente mi è piaciuto un botto. Poi metterei, al posto di Pierce, metterei Collins e per il resto lasciamo così. Rovina tutto, ragazzi, farei un altro cambio. Toglierei sicuramente Birom, che è stanchissimo. Metterei Hawkins, che mi dà un po' di solidità difensiva. Poi, ragazzi, Kultrist è stanchissimo, metterei Ross. Quindi questi sono i cambi che voglio fare. Qui non è se... pallone in profondità, attenzione, il destro... E arriva l'1-0 del Lugano, praticamente alla prima azione utile ci purga Rossi, ragazzi, guardate che azione, siamo fatti sorprendere, Taft era troppo in ritardo, chiama il fuorigioco il nostro terzino White, però arriva il vantaggio di Rossi con un destro
secco sul primo palo e quindi ragazzi siamo sotto all'86esimo. Proviamo a rincorrere tutti, purtroppo ragazzi finisce la partita per 1-0 da parte del Lugano. Diciamo che non abbiamo giocato così male, siamo stati puniti alla prima occasione vera e propria. Dobbiamo migliorare sicuramente in fase di realizzazione perché ho fatto tanti cross ma nessuno l'ha imbeccata. Qui ragazzi ci facciamo i consueti allenamenti in diretta con voi. Spero ragazzi possa salire qualcuno, sarebbe già un qualcosa. No, ancora no. Però dai, stanno crescendo bene i nostri giovani e direi di continuare così. Vediamo la richiesta che abbiamo fatto per Charles Cook, 300.000 euro. Anche qui una cifra abbastanza onesta, io vorrei andare con 190.000 euro. Secondo me questo 19enne possiamo provare a portarcelo a casa. Avanziamo ancora un pochino, vediamo se arriva qualche altra email. Per Womans non si schiodano dai 250.000, dai chiediamo 170.000, o meglio proponiamo e vediamo che dicono. Altre tre email, ok, accettato il Wallace per Connor Ronan, i nostri soldi offerti, lui vuole 2.700, facciamo 2.600, vediamo se può accettare, 4 anni. Io ci metterei giocatore importante perché qualora lo dovessimo prendere potremmo anche pensare poi mano a mano di cambiare un po' modulo. Poi il Fulham niente, vuole di più e io per Nabai non voglio offrire di più. Ha accettato anche il Middlesbrough per Pattison che mi piace veramente tanto. Lui prende 2.300, vediamo se per 2.000 vuole venire a giocare nella nostra squadra. Proviamo ad andare un po' a ribasso. Qui metterei per il turnover perché non so un 18enne fino a che punto posso utilizzarlo, però non vorrei andare troppo deciso con i contratti. Ora ragazzi abbiamo la partita contro il, non so come si pronuncia sinceramente, però l'Haugesund, non lo so. Ragazzi vorrei fare qualche cambio perché abbiamo sfruttato un po' di vari giocatori. Mi è piaciuto Rossa appena entrato, quindi lo metto in campo. Come COC proviamo Marriott, magari è buggato, dobbiamo scoprire un po'. A posto di McDonald facciamo giocare Whiteman, così li ruotiamo un po' tutti. Qui gioca Benet, Benin va bene, però facciamo giocare Danqua, Taft, dai, tutto sommato bene. Hawkins Pierce non mi è piaciuto tantissimo, metterei Collins dall'inizio e in porta mettiamo Shearer. Quindi ragazzi li ruotiamo un po'. Leggenda da 5 minuti, nuvoloso, si va nel match. Non abbiamo alternative ragazzi, dobbiamo vincere assolutamente questa partita contro una squadra norvegese, secondo me sul nostro livello, perché non possiamo lasciare altri soldi visto che a noi servono assolutamente per questo precampionato. Serve solo la vittoria perché con un eventuale pareggio o sconfitta saremmo quasi fuori. Se ne va e serve Marriott. Marriott può correre, ha una buona velocità Marriott, infatti non lo fermano, però qui deve frenare. Deve frenare e vede Birom. Birom, il pallone dentro. Proviamo il tiro a giro da fuori di Potter. Palla fuori. Proviamo ancora a scendere con Marriott che mi sembra in partita. E qui ragazzi c'è un buon calcio d'angolo, proviamo a sfruttarlo. Ecco il pallone dentro, il mancino del capitano. Colpo di testa, palla fuori di pochissimo. Rinvio lungo, anzi no, batte corto. Battono sempre i corti questi. Attenzione a Oban. Oban, 1-0 per noi. E andiamo così, errore qui di disimpegno da parte della difesa norvegese. Il nostro ariete, il nostro Oban, numero 9, riconquista il pallone e poi è freddo come un norvegese appunto davanti l'area di rigore. Guardate, ecco qui, pallone strappato e qui la piazza di sinistro alle spalle del portiere. Siamo 1-0 per noi. Già la squadra gira un pochettino meglio, magari il tasso tecnico di questa squadra norvegese è un po' più basso, però noi ci siamo. Prova ad entrare in area, occhio perché può caricare il destro, pallone dentro e che gol ragazzi. Arriva un gol assurdo, una verticalizzazione precisa e poi un destro secco alle spalle del nostro portiere. Qui ci potevo fare ben poco penso. Rivediamo un po' l'azione, vediamo l'errore che abbiamo fatto. Eh no, passaggio precisissimo tra le gambe del nostro centrale. E qui ragazzi, vabbè, gol assurdo, gol che non escono tutte le partite, però siamo 1-1 purtroppo. Dove non abbiamo giocato male, ma la prima occasione i norvegesi ci hanno punito, dobbiamo fare qualche cambio assolutamente. Serve appunto un sostituto di Birom perché si stanca subito, ha veramente poca stamina. Andiamola a vedere per curiosità, vediamo la sua resistenza perché penso ne abbia veramente poca. No, ha un 73, vabbè.
Pensavo di meno, ma si stanca in una maniera impressionante. È lui il giocatore con maggior qualità, mi tocca tenerlo dentro, ragazzi. Oban lo tolgo perché veramente è stanchissimo, metterei Green. E poi toglierei Potter e metterei McDonald. Vediamo se con questi cambi riusciamo a svegliare ancora di più la squadra. Dai, così, bella Dan qua, in diagonale. Perfetta la palla per Rose. Rose la tiene, si appoggia, ancora un pallone dentro. Green, Green con un po' di fortuna. Green il sinistro deviato, mamma che occasione. Aia, qui come l'hanno fatta a prendere, io non lo so. E finisce la partita, ragazzi, con un pareggio. Diciamo che non ci va tanto bene. Non so con 4 punti fino a che punto potremmo passare il nostro girone. Lugano ha vinto 2-1. Vabbè, dato che Lugano comunque ha vinto 2-1, in teoria potremmo ancora giocarcela, ragazzi. Perché ok che siamo ultimi, però lo Stabæk lo andiamo ad affrontare nella prossima partita. Vincendo lo superiamo. E dobbiamo sperare che Lugano batta anche l'Haugesund o che perlomeno pareggi, noi dobbiamo vincere. Certo, non è semplice, però ci dobbiamo provare assolutamente. Non abbiamo iniziato benissimo, poi un campionato difficile, una squadra da conoscere, quindi ci sta. Andiamo a vedere però alcune altre email. Charles Cook 300.000. Niente, io salgo massimo, ragazzi, a 2.10, anche se i nostri due centrocampisti, se accettano il contratto, possiamo già prenderli. Però vediamo, Colchetto, ok, non è cosa. Jack Evans, no, va bene, allora non voglio arrivare alla cifra che dicono loro. Avanziamo un po' per vedere se riusciamo a portarci a casa i nostri centrocampisti prima della partita, della terza partita del girone. Arrivano due email, ok, CT della nazionale, va bene. Ronan, ragazzi, è il primo giocatore che andiamo ad acquistare. 2600 di stipendio non è molto, 18 anni, vale 300.000, lo prendiamo a 230.000. Dai, direi, non so se è un buon affare perché poi dobbiamo vedere se cresce abbastanza. Però tutto sommato il primo acquisto ufficiale l'abbiamo fatto, ce ne manca un altro in quel ruolo per provare a superare un obiettivo. Ora andiamocelo a vedere nella rosa come faccio sempre. Ronan è un 56, ragazzi, che per le caratteristiche che ha, 18 anni, può fare sia il CC sia il COC, per quello ho voluto prendere. Ha un margine di crescita, anche vedendo su FIFA, abbastanza buono. È irlandese, quindi abbastanza realistico. Giocatore che sfrutteremo un sacco e alleneremo tanto, perché è importantissimo allenarlo per farlo crescere, superare poi magari l'obiettivo. E vediamo come si comporterà. Ora, ragazzi, direi di chiudere qui l'episodio, se no dura troppo. Il Bayern prova ad acquistare Kevin Strootman, interessante. Noi viaggiamo su giocatori con overall più bassi, 56-58, vediamo. Quindi, ragazzi, prossimo episodio importante per vedere se superiamo il girone, per vedere se in qualche modo riusciamo ad andare avanti in questo torneo precampionato. Continueremo il mercato per un altro centrocampista. Poi proveremo logicamente un po' di prestiti qua e là per vedere se riusciamo a portarci a casa qualche giocatore di maggior talento, però solo per un anno barra due, vediamo un po'. Quindi, ragazzi, datemi il massimo supporto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, sempre forza Mansfield Town, e ricordate l'hashtag. Quindi, ragazzi, un saluto a tutti.